Comunque ci giriamo, sentiamo dire, ripetere, non se ne può più, bisogna cambiare, ci deve essere una svolta, così non si può più andare avanti. Frasi che, come dicevo, sentiamo continuamente, magari noi stessi diciamo, ripetiamo, perché ci rendiamo conto che ci sono troppe cose che non vanno nella nostra società. D'altra parte non si tratta di un problema nuovo, perché ogni società, ogni epoca ha avuto i suoi problemi, noi abbiamo i nostri. Però c'è sempre stato questo bisogno e questo anelito di cambiamento, di miglioramento, di una vita nuova. Ecco, ora la Bibbia, la parola di Dio, ed è a questo libro che noi facciamo riferimento in questo programma, ci dice come stanno le cose, ci racconta delle epoche passate, ma ha una parola attuale per noi oggi, quindi non nasconde la verità del grande bisogno che c'è sempre stato e che c'è nell'umanità di una svolta, di un cambiamento, addirittura di una nuova nascita, però al tempo stesso ci dice che noi dobbiamo fare la nostra parte, ci dice che non possiamo aspettarci che sia sempre qualcun altro a cambiare, ma che noi dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Dio fa sempre un invito e mette anche delle condizioni. Più tardi sentiremo la predicazione della parola di Dio tratta da uno dei libri storici della Bibbia, proprio riferita al popolo che chiedeva un cambiamento, e Dio dice quello che il popolo deve fare, ma lo sentiremo dopo. Ma voglio leggere qualche verso nel capitolo 55 del libro del profeta Isaia, dove il Signore dice: «O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate, mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il frutto delle vostre fatiche, per ciò che non sazia?» E più avanti dice: «Cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui e al nostro Dio che non si stanca di perdonare». Il Signore fa un invito, ma dice anche che ci sono delle cose che noi dobbiamo lasciare per permettergli di operare nella nostra vita. Vi invitiamo a rimanere con noi in questi prossimi 30 minuti ad ascoltare la parola di Dio. Abbiamo effettuato delle registrazioni a Roma. Ascoltiamo quest'inno eseguito dal coro della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia di Roma, insieme agli studenti dell'Istituto Biblico Italiano. Dice: «Il Signore è santo». Ascoltiamo.
voglio ringraziarlo perché quando sono nata in una famiglia di credenti e quando mi parlavano del Signore per me era troppo scomodo servire il Signore, ero una ragazza e mi piacevano le cose di questo mondo, mi piacevano gli amici e tutti i divertimenti di questo mondo mi facevano stare bene. Invece il Signore avrebbe scombussolato la mia vita, quindi turavo le orecchie e continuavo ad andare avanti nella mia strada. Finché un giorno tutta la nostra famiglia venne sconvolta da un grande lutto e la mia vita davanti alla morte di un fratello giovane e ho iniziato veramente, mi sono fermata e ho iniziato a chiedermi che cos'è la vita e perché all'improvviso un giovane può essere chiamato. Io pensavo, sai, quando sei giovane di essere invincibili, di non morire mai. E invece all'improvviso mi sono trovata così e ho iniziato a sentire la paura della morte, la condanna sopra di me. E così ho iniziato a cercare il Signore. Avevo già tutto, tutto mi era stato detto. Ma all'improvviso quelle parole, che Gesù era morto per me, ebbero veramente un significato. E il Signore, quando ho gridato a Lui, non è venuto meno. Ha subito risposto e ha trasformato la mia vita. E veramente allora ho capito che la vita era questa, la vita vera che volevo vivere. E questa era stata la gioia più grande della mia vita, che Lui ha avuto pietà dell'anima mia. Ogni giorno mi dà la grazia di vedere la Sua gloria nella mia vita. Ancora mi sta trasformando, sta facendo cose grandi nella mia vita. Io lo voglio ringraziare con tutto il cuore perché Lui non è stato come sono stata io. Non ha mai durato le orecchie davanti al mio grido. Lo voglio ringraziare. E se qualcuno sta gridando a Lui, io lo voglio incoraggiare perché il Signore risponde. Veramente il Signore risponde. Amen. Era la testimonianza di Donatella, testimonianze semplici, dirette, di quello che Dio può fare nella vita di una persona che lo riceve personalmente. E noi vi invitiamo ad aprire il vostro cuore al Signore Gesù. Molti ci stanno scrivendo, rispondiamo a tutti personalmente, inviamo anche della letteratura cristiana, quanti ci scrivono. Vi invieremo, se lo farete, il libro Fede Vittoriosa, un bellissimo libro cristiano. Ecco il nostro indirizzo. Cristiani Oggi, casella postale 15-00011, Bagni di Tivoli, Roma. Scriveteci dunque oggi stesso. Ora ascoltiamo la parola del Signore. Il pastore Vito Nuzzo ci presenterà il messaggio della parola di Dio. Ascoltiamo questo importante messaggio che ci ricorda quello che noi dobbiamo fare. Seconda Cronache, capitolo 7, verso 11, un testo conosciutissimo. Così dice la parola del Signore. Salomone dunque terminò la casa del Signore e il palazzo reale e portò a felice compimento tutto quello che aveva avuto in cuore di fare nella casa del Signore e nel suo proprio palazzo. Poi il Signore apparve di notte a Salomone e gli disse: «Ho esaudito la tua preghiera». E mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo, se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. Gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Infatti, ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre e i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Fin qui la lettura. Innanzitutto parto da una riflessione. Dopo aver udito la preghiera di Salomone, il Signore risponde e dice: «Ho esaudito la tua preghiera e mi sono scelto questo luogo come casa dei sacrifici». E poi aggiunge qualcosa di strano. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese, quando manderò la peste in mezzo al mio popolo,
Come? Dio ascolta la nostra preghiera, la preghiera di consacrazione. Dio ascolta il grido del nostro cuore. Poi risponde e dice: quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà pioggia, quando ordinerò alle locuste di divorare il paese e quando manderò la peste in mezzo al mio popolo. Dio autore, quindi Dio colui che manda il male in mezzo al suo popolo. Strano. E quando le cose non vanno bene, quindi, quando non c'è più la pioggia, quando vi è malattia, quando vi è peste, quando le locuste divorano il frutto delle nostre fatiche, è normale chiedersi perché? Perché succede questo? È Dio forse bugiardo che prima promette vita, promette prosperità, promette piuttosto soluzione e poi invece manda giudizi? Prima promette libertà al popolo e poi egli stesso lo manda in esilio? Perché? Il problema qual è? E il problema è semplice. Il cuore del problema direi che è proprio nel cuore dell'uomo. E allora andiamo quindi al cuore del problema, e il cuore del problema è il peccato che ci allontana dalla grazia di Dio, il peccato che impedisce al Signore di operare nella nostra vita, il peccato che lega le mani al Signore e gli impedisce di fare qualcosa di straordinario in ciascuno di noi finché non gli permettiamo di intervenire e di operare. E allora vi sono delle ragioni, dicevo, che ci inducono a cercare e a desiderare il risveglio. E queste ragioni nascono dalla riflessione. La riflessione sulla nostra condizione. Come va nella tua vita? Come vanno le cose nella tua casa? Come vanno le cose nella comunità che frequenti? Ma innanzitutto e soprattutto come va nel tuo cuore? Rifletti, probabilmente potrai specchiarti in queste parole e innanzitutto una prima riflessione sulla siccità spirituale. Quando chiuderò il cielo in modo che non ci sarà più pioggia, siccità spirituali, quando chiuderò il cielo. La Palestina ci è stata presentata e viene descritta nella Scrittura come un luogo quindi di fiumi, un luogo quindi di abbondanza, un luogo dove la pioggia scende dal cielo e rende fertile il terreno. Questo è quanto si descrive di questa terra gloriosa. Ma perché il cielo è chiuso? A causa dei vostri peccati. Il motivo è il peccato. Guardiamo quindi i fatti con onestà, ma guardiamo ai fatti anche con umiltà, fratelli. La ragione del cielo chiuso sono i peccati del popolo. Riflettiamo. Apriamo il cuore e riflettiamo. Signore, qual è la ragione? Forse sono nella disubbidienza e a motivo del peccato? O c'è qualche altra ragione? Ma mettiamoci dinanzi al Signore, interroghiamoci. Se vi è soprattutto infermità spirituale. E possiamo fermarci a riflettere su quante sofferenze e malattie vi sono dal punto di vista spirituale e generalmente non consideriamo, non calcoliamo. E allora la soluzione, e non vi è altra soluzione, la soluzione è una sola. E la soluzione è di natura spirituale. Vedete, se il problema fosse un problema politico, la soluzione sarebbe di natura politica. Se il problema fosse di natura strategica, la soluzione sarebbe comunque di natura strategica. Ma il problema è spirituale. E la soluzione non può che essere spirituale. Non vi è altra soluzione. È spirituale la soluzione. In Geremia, al capitolo 29, nei versi
11 in poi, dice così la parola: se voi mi cercherete con tutto il vostro cuore, io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore, vi farò tornare dalla vostra prigionia, vi raccoglierò da tutte le nazioni. E nel testo di Seconda Cronache: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Gloria al Signore! La soluzione è quindi di natura spirituale e nessuno si illuda. Torno nel testo di Geremia, capitolo 29, perché ci parla di falsi profeti e dice così: infatti, così dice il Signore degli eserciti, il Dio di Israele, i vostri profeti che sono in mezzo a voi e i vostri indovini non vi ingannino e non date retta ai sogni che fate, poiché quelli vi profetizzano falsamente nel mio nome. Io non li ho mandati, dice il Signore. Eh sì, perché vi sono sempre i falsi profeti che ritengono che il problema non sia spirituale, i falsi profeti che ritengono che il problema sia minore o che il problema sia temporaneo, che vi sarà comunque una soluzione. E quanti falsi profeti oggi ritengono che il problema non sia severo e non vi è quindi da preoccuparsi, che possiamo continuare a cantare, a lodare Dio e a glorificarlo comunque e magari migliorando anche la nostra musica, perché il problema non è di natura spirituale, è temporaneo, è passeggero, è solo una questione di strategia, dicono alcuni, è solo una questione di metodo, dicono altri, e con seminari e metodi nuovi potremo certamente vivere un nuovo risveglio nella Chiesa. E questa è una teologia che apporta cambiamenti superficiali, il fuoco che si infiamma, il cosiddetto fuoco di paglia, ma che poi non regge, cambiamenti superficiali, dei miglioramenti sì, ma dei miglioramenti non solo superficiali ma temporanei. È la teologia dell'acqua frizzante: se lasciate aperto e le bollicine a un certo punto finiscono. È la teologia del tonfo: vedete uomini e donne crescere e poi improvvisamente venire meno, perché minimizzano il problema. Il problema, ripeto, è di natura spirituale e va risolto dal punto di vista spirituale. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. Se il mio popolo prega, quindi, ecco il primo requisito di un vero risveglio. E se vi è fame, se vi è sete di vedere un glorioso risveglio nella tua vita, il primo requisito è proprio la preghiera. Se il mio popolo prega, dice qui la parola del Signore, e non leggo se il mio popolo parla di preghiera, non leggo se il mio popolo fa conferenze o studi sulla preghiera, non leggo se il mio popolo scrive della preghiera, ma se il mio popolo prega. Alleluia! La soluzione è una sola: devi pregare il Signore con tutto il tuo cuore. Abbiamo bisogno presto di cercare Dio con tutto il cuore, con umiltà, con perseveranza e con serietà. Gloria al Signore. Se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia. Pregare il Signore sì, ma è necessario umiliarci dinanzi a Lui, umiliarci in preghiera. Venite, dice la parola, inchiniamoci, inginocchiamoci dinanzi all'Eterno che ci ha fatti. Vogliamo piegare i nostri cuori, vogliamo piegare i nostri pensieri, vogliamo piegare il nostro io, vogliamo spezzarci nella presenza del Signore. Se il mio popolo si umilia, dice la parola del Signore, o è scritto in Isaia al capitolo 66, ecco su chi io
Poserò lo sguardo, dice il Signore, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema alla mia parola. Ecco su chi poserò il mio sguardo, dice il Signore, su colui che è umile. Se il mio popolo si umilia, ricordate tutti il fariseo e il pubblicano, eh? Non in piedi, impettiti, orgogliosi, dinanzi al Signore, ma come il pubblicano: Signore, abbi pietà di me. Inchiniamoci dinanzi al Signore con tutto il nostro cuore, riconosciamo che noi siamo l'argilla ed Egli è colui che opera nella nostra vita. Egli è il nostro Padre Celeste e dobbiamo andare a Lui con tutto il nostro cuore. Ma non solo l'umiltà, la parola aggiunge: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia. Non solo l'umiltà in preghiera, ma direi anche la giusta ricerca. La giusta ricerca, cerca la mia faccia. Cosa cerchi in preghiera? Quando preghi il Signore, rifletti un attimo. Cosa cerchi? Cosa chiedi al Signore? Giacomo dice: molti chiedono e non ottengono. Per quale motivo non ottengono? Perché chiedono male. Che significa? Chiedono per spendere nei propri piaceri. Quella preghiera invece che viene elevata nella volontà di Dio, la Scrittura ci assicura che è una preghiera esaudita. E allora chiediamoci che cosa stiamo cercando in preghiera. Quando andiamo dinanzi al Signore, chi e cosa stiamo cercando? Credo che nell'80% dei casi di richieste di preghiere si tratta di guarigione fisica. Eh? Non so se accade la stessa cosa nel luogo dove tu vivi, nella comunità che frequenti. L'80% delle richieste di preghiera riguardano problemi di natura fisica. A volte anche le testimonianze si concentrano su ciò che il Signore fa sul nostro corpo. Ma noi non siamo solo un corpo, vi è uno spirito e un'anima che hanno bisogno di essere sostenuti, di essere ristorati dal Signore. Vogliamo cercare la faccia del Signore. Quando cerchiamo invece la salute, cerchiamo il lavoro, cerchiamo la casa nuova, cerchiamo il fidanzato, la fidanzata e preghiamo il Signore che ci provveda beni materiali, beh, non è male, è chiaro, non è male pregare il Signore che provveda anche dal punto di vista materiale, che poggi la sua mano in guarigione anche nella nostra vita. Ma se il mio popolo cerca la mia faccia, in preghiera vogliamo cercare il Signore. Vogliamo incontrare il Signore. Quando apriamo il cuore in preghiera dinanzi a Lui, dobbiamo vedere Gesù. Nessun altro intorno a noi, ma solo Gesù. Perché è Lui che può certamente fare meraviglie nella nostra vita e abbiamo bisogno di cercarlo con tutto il cuore. Umiltà, quindi, in preghiera, ma la giusta ricerca, dicevo, e infine santità nella preghiera. Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie. La preghiera è una cosa seria, e se chiediamo al Signore di fare un'opera nella nostra vita e se vogliamo vedere la sua gloria e vedere la sua faccia, è necessario convertirci. È necessario che ci voltiamo spiritualmente, moralmente, che cambiamo direzione e cominciamo a camminare verso il Signore. È importante abbandonare il peccato, le vie malvagie, i pensieri malvagi. Se le mani sono contaminate, se vi sono dubbi nel cuore, se vi è discordia spirituale a partire dalla propria famiglia, la preghiera è inefficace. La preghiera può essere impedita e non vedi la gloria di Dio. Se il mio popolo si umilia, prega, cerca la mia faccia
e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo. E Dio desidera rispondere. Egli desidera rispondere in maniera gloriosa. Io lo esaudirò dal cielo. I risultati, sì. Se il mio popolo mi cerca e mi cerca con tutto il cuore e cerca la mia faccia, lo fa con umiltà e quindi lascia il male, io allora risponderò dal cielo, lo esaudirò. Vi è l'intervento divino. E solo Dio può operare nel nostro cuore, nel tuo cuore. La soluzione viene solo dall'alto. Vi è una soluzione divina, gli perdonerò i peccati e uno solo può rimettere i peccati e i tuoi e i miei peccati non possono essere rimessi se non volgiamo lo sguardo a colui che ha offerto la vita sul legno della croce, a colui che ha versato il sangue per ciascuno di noi. Egli è l'unico che può dire gli perdonerò i peccati e vi sarà un ristoro divino e lo guarirò, gloria al Signore. Ma devi cercare il Signore. Devi andare ai piedi del Signore con tutto il cuore ed Egli ti risponderà. Insieme vogliamo pregare il Signore, chiniamo i nostri capi nel suo cospetto. Sì, anche qui nello studio pregheremo per qualche istante in maniera semplice e spontanea, mentre riflettiamo su questa parola. Dio vuole operare, Dio vuole cambiare le cose, ma si aspetta che noi ci umiliamo davanti a Lui, che preghiamo, che lo cerchiamo con tutto il nostro cuore e che siamo anche pronti a prenderci le nostre responsabilità, a ravvederci. Questo si aspetta il Signore da noi. Padre nostro celeste, veniamo a te nel nome di Gesù, il tuo figliuolo. Ti ringraziamo per la tua parola che è una risposta per noi. Ti preghiamo per i nostri amici telespettatori. Benedicili, o Signore, tu conosci i loro bisogni, soprattutto quelli spirituali. Noi ti ringraziamo perché tu ti interessi di noi e non ci lasci, non ci abbandoni. In Cristo il tuo figliuolo, benedetto in eterno. Amen. Grazie cari amici di essere stati con noi, di averci seguito. Vi invitiamo a seguire ancora i prossimi programmi. Ricordate che vogliamo inviarvi il libricino Fede Vittoriosa di Smith Wigglesworth. Chiedetelo oggi stesso scrivendoci e indicando in maniera chiara il vostro indirizzo per permetterci di rispondervi e inviarvelo. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Non mancate di seguirci. Il Signore rimanga con voi, vi benedica. Noi pregheremo per voi. Appuntamento a presto. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Cristo Gesù, il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Bagni di Tivoli, Roma. Dio ti benedica e a presto.